Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù andò nella regione di Tiro. Entrato in una casa, non voleva che alcuno lo sapesse, ma non poté restare nascosto. Una donna, la cui figlioletta era posseduta da uno spirito impuro, appena seppe di lui, andò e si gettò ai suoi piedi. Questa donna era di lingua greca e di origine sirofenicia. Ella lo supplicava di scacciare il demonio da sua figlia. Ed egli le rispondeva: «Lascia prima che si sazino i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Ma lei gli replicò: «Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli». Allora le disse: «Per questa tua parola va, il demonio è uscito da tua figlia». Tornata a casa sua, trovò la bambina coricata sul letto e il demonio se n'era andato. Il Vangelo di oggi stride. Questa donna pagana, che ha la figlia posseduta da uno spirito maligno, sembra essere inizialmente respinta da Gesù. Non è bene prendere il pane dei figli e darlo ai cagnolini. Nella società ebraica, i pagani erano considerati tali e si aveva nei loro confronti poca stima. Gesù, partendo da questa osservazione, provoca questa donna, la quale genialmente gli dice che anche i cagnolini sotto la tavola si cibano delle briciole dei figli. Per la sua parola Gesù compie il miracolo, libera la bambina dalla possessione a distanza e la donna, tornata a casa, trova la figlia a letto liberata. Cosa ci insegna questo incontro? Questa donna ha una grande fede in Gesù, si fida di Lui, pone in Lui la sua speranza. La sua fede, oltre ad essere grande, è anche insistente e geniale. Vive la sua condizione di pagana con verità, ma come bisognosa di Cristo, e quindi ci testimonia una fede umile. Fiducia, insistenza, genialità, umiltà sono le caratteristiche tipiche della donna credente. Nel mio rapporto con il Signore, nella mia vita di fede, come vivo queste quattro dimensioni? Nella prima lettura ci viene descritta la creazione della donna. La solitudine dell'uomo può essere riempita solo da una presenza simile alla sua, la donna, letteralmente tolta dall'uomo. La costola, estratta dall'uomo, dice l'uguale dignità della donna. L'unione tra l'uomo e la donna è così totale che diventa la relazione principale da vivere. Bisogna abbandonare il padre e la madre e i due saranno una carne sola. La donna, fin dalla creazione, ha un compito unico e geniale: essere sposa e madre. Due compiti che sono unici a lei e dicono la sua grande e insostituibile dignità. La sua dignità ha raggiunto l'apice con l'incarnazione del Verbo nel grembo di Maria. Una giovane donna, sposa di Giuseppe, madre di Dio e del Redentore. A lei ci affidiamo oggi nel ricordo delle sue apparizioni a Lourdes.